Ciao a tutti ragazzi, sono Reggie, questo è Mixtube e siamo giunti alla 22esima puntata delle domande dell'avvento. La domanda di oggi è: come mai non parli di un solo argomento sul canale? YouTube non aiuta di più chi ne ha solo uno? Allora, non parlo di un solo argomento sul mio canale per il semplice fatto che è un canale nato per passione, è un canale dove io voglio imparare sempre cose nuove e sarebbe limitante e incoerente fare un solo argomento, cioè trovare una comfort zone di video e restarci dentro perché così vanno bene. YouTube non aiuta chi tratta un solo argomento in realtà. La decisione, l'indicizzazione del canale stesso viene creata da chi tratta un solo argomento. La fidelizzazione del pubblico viene creata da chi tratta un solo argomento. Ma su questo YouTube non c'entra nulla. Anzi, sta a voi decidere. Paradossalmente, se avete più di una passione e alle persone che vi seguono piace solo una delle due passioni che portate, per esempio cucina e fedate. Quando io ho iniziato a fare video di cucina ho perso molti iscritti. Quando ho avviato la rubrica Parliamo un po', ne ho persi altri e ne ho guadagnati altri. Come ho detto, il genere di video che si affrontano è il filtro con cui si decide il pubblico di riferimento. Quindi paradossalmente è vero, se avete un solo argomento sul vostro canale attirerete più persone. Io ho deciso di parlare di più di un argomento per il semplice fatto che voglio filtrare anche il pubblico che viene a seguirmi. Nel senso, in pratica, se una persona è appassionata di fedate e fa parte di quelle che ormai stanno diventando delle vere e proprie lobby dell'hobbista, viene da sé che al mio canale non ci si iscrive, perché non faccio parte di determinati gruppi, non sono monosettoriale, non sono monotematico, sia nei video che propongo che nei dialoghi che posso fare, e pertanto io non avrò mai come iscritto una persona a cui interessa solo e unicamente il fedate, e cioè il fedate hobbista che poi deve diventare professionale a tutti i costi, perché sennò non capisci niente. Mi seguono dei canali di fedate molto conosciuti e molto famosi, ma io reputo che ci sia un lato artistico in loro che comunque mi ha dato la conferma di quello che vi sto dicendo ora. E cioè comunque Mixtube attira l'estro creativo e l'artista in generale, non attirerà mai una persona fissa su determinati argomenti, per il semplice fatto che non sono gli unici argomenti di cui parlo, magari non sono il massimo esperto di quegli argomenti e sostanzialmente essere un mio amico non gli porta nessun beneficio. Invece è il contrario. Io, essere amico vostro, mi porta benefici. E non parlo di visualizzazioni, visto che comunque so che ci sono persone che si guardano un minuto di video per lasciarmi un commento che non finisce nello spam. A YouTube non importa un bene amato di quello degli argomenti di cui tratti. A YouTube importa di poter mettere la pubblicità sui tuoi video, che tu abbia un canale indicizzato, che tu rispetti le norme della community e che sostanzialmente chi ti segue si guarda quella pubblicità. E poi di poter utilizzare i tuoi contenuti come quando è meglio gli pare, come è scritto sul contratto. Lo sapevate? Quindi boh, è per quello, perché voglio imparare, perché non ho attitudine a creare delle esclusività con i miei iscritti. È sempre un insegnami, io metto in pratica, dimmi se l'ho fatto bene, io metto in pratica e mi confronto con te e magari studio un modo per realizzare qualcosa in maniera diversa.
Invece generalmente un canale YouTube nasce per insegnare e quindi io faccio così e ti insegno a fare questo, che non è il mio caso. Anzi, paradossalmente con il nuovo anno saranno aperte nuove rubriche, quindi parlerò di ancora più argomenti e saranno tutti frazionati e suddivisi. Questo mi farà perdere degli iscritti e me ne farà guadagnare altri, dipende comunque dalla visione che avete voi. Io in totale trasparenza ve lo dico, se avessi voluto avere tanti iscritti, avrei potuto comunque chiedere ai network con cui ho lavorato di far iscrivere tutti i dipendenti a loro, avrei potuto mettere in palio un buono Amazon da 200 euro e dirvi l'estrazione ci sarà quando arriviamo a 1000 iscritti, tanto poi 200 euro me li rifaccio in un paio di mesi. C'è della trasparenza, dipende tutto comunque da quello che si vuole fare su YouTube. Io non ambisco a determinate cose, parliamoci chiaro. Voglio avere comunque una community nuova, genuina e vera. Non voglio creare. Non voglio creare odio verso chi non la pensa come la community o non la pensa come altro. Infatti voi siete tutti diversi l'uno dall'altro. C'è il chitarrista, c'è a chi la chitarra magari non piace, ma gli piace suonare il piano, chi suona il sassofono, chi non suona, a chi gli piace mangiare, chi gli piace fare le ricette. Insomma, siete tutti totalmente diversi uno dall'altro. E l'unica cosa che vi concentra praticamente in un unico punto è il canale. Quindi è quello che io voglio creare, è quello che io voglio comunque in una community che si possa definire tale, e cioè un luogo di raduno dove si raggruppano tante diversità sotto un'unica luce, che è quella dell'arte, che è quella della creatività. E che è quella della condivisione. Ed ecco perché ci vorrà tempo prima che il mio canale cresca, però più avanti vi mostrerò, cosa che già faccio su Instagram mensilmente, comunque i risultati che si stanno vedendo da questo mio modo di procedere. E qualora YouTube smette di aiutarmi, beh, YouTube non può più permettersi di togliere la libertà di scelta alle persone per il semplice fatto che ormai la concorrenza nasce dietro l'angolo. Devo farmi uno così su YouTube per avere 2 iscritti alla settimana. Ci sono altri social. Ormai ci sono altri social. Quindi qualora se dovessi mai notare che questa cosa accade su YouTube, si lascia YouTube. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo domani. Ciao!